Per cominciare suggerirei una degustazione di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale, i siti archeologici, i beni storici e antropologici, il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia, il cibo per la mente in tavola.